Una differenza sostanziale tra le calzature, parlando di massima ammortizzazione, è quella di calzature stabili e calzature neutre. Neutra è una calzatura, possiamo vedere, su tutta la parte interna leva questo polimero, resta completamente bianco. La scarpa stabile invece, normalmente nel sistema di ammortizzazione di quasi tutte le aziende, noi possiamo notare che sulla parte interna abbiamo del grigio. Questa parte non è altro che una parte più compressa di questo EVA. L'EVA è un polimero, allora la differenza che dicevo prima tra persona pesante e persona leggera è sulla scelta della scarpa. Se io sono una persona pesante, peso 100 kg, abbiamo detto circa 4-5 volte il mio peso, sicuramente saranno 500-400 kg ogni passo che faccio. Se io ne peso 50, sicuramente di mezzo il discorso della compressione con il mio peso. Per cui cosa succede? Se io peso 50 kg posso permettermi una scarpa in media un pochettino più leggera, e per diventare più leggera questa parte che è l'intersuola, questo EVA, viene arricchito di bollicine d'aria, ecco perché diventa più leggera. Se io peso di più invece queste bollicine d'aria vengono tolte perché ha un altro impatto molto più violento, per cui l'EVA si dice che diventa più compresso. Allora, la scarpa neutra viene data all'atleta neutro o all'atleta supinatore. Supinatore è l'atleta che ha un appoggio del piede tendenzialmente tutto spostato sull'interno, non soltanto il tacco, perché comunque anche il pronatore o chi ha altri problemi sicuramente consumerà la scarpa nel tacco nella parte esterna, ma il consumo diventa spostato anche sull'avampiede, quindi nella parte esterna. È dato da una rigidità dell'articolazione della caviglia, che quindi non va a completare il movimento di rullata. Oppure se io ho il ginocchio varo, le gambe arcuate, le tibie varie, la classica gamba arcuata del calciatore, mi porta a caricare di più sull'esterno. L'appoggio fisiologico del piede è sicuramente in pronazione, quindi la pronazione non è un difetto perché io appoggio sull'esterno, faccio l'inversione e in questo momento io sono in carico sull'alluce, che è il dito che dà stabilità al piede. L'alluce è sull'interno, quindi l'appoggio del piede in questo momento è in pronazione. Allora, la pronazione viene accentuata da problemi tipo piede piatto, ginocchio vago se la rotola spostata sull'interno, oppure sicuramente dal peso. Se io peso tanto tendenzialmente caricherò di più sulle ginocchia nella parte interna. Nella scarpa antipronazione viene aggiunta soltanto una doppia densità sulla parte centrale, per cui questa gomma diventa ancora più dura e mi va a sostenere di modo che io non vado a sfondare con il piede. Perché quando io sono sulla parte centrale di carico e faccio questo movimento, sono in pieno carico con il mio peso, l'arco plantare tende ad abbassarsi, quindi il piede tende ad invertire ancora più sull'interno, tende ad avere un'inversione ancora più sull'interno se io sono un pronatore. Ecco perché sotto l'arco plantare viene messa questa doppia densità. Questa è una scarpa chiamata stabile. Le scarpe sono divise in categorie, massima ammortizzazione dai 300 ai 400 grammi, si chiamano neutre, si chiamano A3. Le scarpe stabili, con lo stesso peso, con questo inserto che dà stabilità, si chiamano A4. Poi ci sono quelle da sterrato, le A2 che sono scarpe più leggere, fino ad arrivare alle scarpe da 200 grammi, sotto i 200 grammi, che sono le cosiddette super leggere, che sono in categoria A1.